innanzitutto voglio dire di fare un grande augurio per la giornata di oggi, nel senso che ritengo che la giornata di oggi sia e debba essere scevra da grandi polemiche, ma è più pregna di auguri affinché, voglio dire, questa cosa che riprende, la scuola che riprende dopo 6 mesi, secondo me dovrebbe essere una festa. Ci sono criticità? Sì, ci sono moltissime criticità. Ora, il Premier Conte parlava di criticità strutturali, se non ho capito male. Serviva fare probabilmente qualcosa prima, nel senso che lo stesso Premier Conte, ormai sono 2 anni che governa questo paese, e probabilmente in questi mesi avremmo potuto fare di più. Molto interessante, drammaticamente interessante, quanto diceva lei poco prima della pubblicità rispetto ad esempio ai ragazzi più fragili, ai ragazzi che soffrono di disabilità. Ci sono 270.000 ragazzi ad oggi che hanno disabilità. E vi do soltanto 2 dati. Rispetto a questi 270.000 ragazzi, ci sono soltanto ad oggi 156.000 insegnanti di sostegno e poco meno del 40%, ad esempio, degli istituti scolastici sono adeguati per quanto riguarda le strutture necessarie per poterli accogliere. Ritengo sia una cosa da, voglio dire, da fare subito e da fare in fretta. È chiaro che le rinnovo senza alcuna polemica. Ma semplicemente dicendo qual è stata la genesi, qual è stato l'iter di questi tempi, ci sono stati più parti politiche che hanno sollevato parecchi problemi con gli strumenti parlamentari che, voglio dire, potevamo permetterci. E quindi molto spesso in questi mesi abbiamo parlato, prima dell'inizio della scuola, per essere più preparati, ad esempio di stabilizzazione dei precari, ad esempio di fondi per quanto riguarda la scuola. Ecco, cercherei di incentrare più un ragionamento, sì, sui banchi rotanti, che oramai sono diventati anche quasi un simbolo della ripresa, molto spesso scherzandoci anche sopra, però ricordiamoci che ci sono molte scuole, ad esempio, che ad oggi sono a rischio idrogeologico. C'è il fatto, magari poco sentito, che però secondo me c'è, della misurazione della temperatura direttamente da fare nelle scuole, secondo me, e non semplicemente a casa. C'è il tema enorme del potenziamento della remotizzazione nell'eventualità che qualche classe, voglio dire, per qualche giorno, per qualche settimana, debba purtroppo restare a casa. Quindi remotizzazione significa la didattica a distanza. E viviamo in un paese dove se tu abiti da una parte la linea internet prende e da qualche altra parte invece non prende. C'è il tema enorme, ancora poco, voglio dire, scandagliato delle scuole paritarie. Molte scuole paritarie sono state costrette di fatto a chiudere, riversando il 20-30% degli studenti alla scuola pubblica. C'è ancora molto da fare. La domanda, e chiudo, che mi faccio è: serviva veramente una pandemia per poterci svegliare e Sì. per poter capire che la scuola è Forse sì. l'architrave fondamentale Certo che sì. Forse di ai quello noi che è sì. Decisamente Però sì. vede, lei dice sì, però dice anche giustamente ai noi. Vede, nell'ultima settimana abbiamo assistito a alcuni casi di cronaca che evidentemente fanno capire quanto effettivamente sia importante la scuola, sia importante un'istruzione di livello, e laddove evidentemente anche questo tipo di sistema ha fallito. C'è stata, secondo me, uno dei post sui social network più interessanti delle ultime ore, che è stata fatta da un cantante che cita Victor Hugo. Victor Hugo diceva e scriveva: quando si apre una scuola si chiude una prigione, o quando si apre la porta di una scuola si chiude la prigione. Io sono perfettamente d'accordo. Quindi oggi vediamo come va, dopodiché ci sarà da fare anche da parte della politica un lavoro intenso. Però posso una battuta Sì, solo? poi andiamo Sì, da Lichè. capisco il ragionamento, ma vorrei segnalare per noi che abbiamo consuetudine col mondo dei media che mai come quest'anno si decide di dedicare spazio in televisione, ad esempio, Beh, all'apertura io ho già dell'anno detto, io quando scolastico. l'ho fatto mi è sempre stato spesso Volevo... detto che il tema era Arrivavo alle noioso parole che e tu che nei giorni interessa. scorsi hai Esatto, utilizzato. quindi insomma. E quindi è la risposta alla considerazione di ci voleva la pandemia? Certo che Sì, ci voleva, purtroppo, purtroppo. ma noi adesso abbiamo l'occasione storica di ragionare sulla scuola con un livello di attenzione del tutto sconosciuto al dibattito italiano, quale che fosse la parte politica del governo, eh? Certo, Perché la assolutamente sì. trascuratezza non ha colore Arditi, io sono politico. d'accordo. Arditi, però scusi, mi scusi, io sono perfettamente d'accordo con lei e reputo che trasmissioni come questa, prima abbiamo
visto due esempi di una rappresentante e di un dirigente scolastico, se non ho capito male, e soltanto ritengo, grazie al lavoro intenso, anche in agosto, di queste persone, certo, la scuola sia certo, aperta. Certo. Molto bene, quindi benissimo tutte le trasmissioni televisive, tutto, voglio dire, l'aspetto mediatico della cosa, però alla fine è il decisore politico, anche e soprattutto, che deve avere coraggio e deve fare soprattutto delle cose scrivendo delle leggi. Tant'è vero che ad esempio la Corte Costituzionale va a definire, rispetto agli studenti con disabilità, un problema, ovvero l'elevata, la Corte Costituzionale, quindi non io, dice che l'elevata criticità dei principi legislativi non trova adeguata applicazione rispetto ai diritti di tutti. E quindi benissimo.